Sam! Sam! Deadman. Per fortuna ti sento. Dove sei? Non ne ho idea, vedo soldati e carri armati. Le uniformi sono di un secolo fa. Seconda guerra mondiale, credo. Hai visto l'uomo alla guida dei soldati? No. Credo sia il tizio di cui ci hai parlato. Quel guerriero pezzo di merda che dava la caccia al bebè. Sarà lui a farci tornare, vero? Non chiederlo a me, è la mia seconda volta. Senza BB sarà difficile trovarlo. Il BB è in forma sbagliante ed è qui che ti aspetta. Dove ci vediamo? Vicino a te c'è qualcosa di insolito o particolare? Sono nelle fogne, aspetta! Vedo una torre attraverso un buco, una torre quadrata proprio sopra di me. Va bene, la trovo e cerco l'ingresso delle fogne. Puoi restare lì fermo? Volentieri, fermo e immobile. Beh, se ci metto troppo, ti dovrai muovere. Cosa? Quel maledetto guerriero non cercava me, cercava il BB. Oh, cazzo! Eh già, se cerca qualcuno, quello sei tu. Oh no, vedi di sbrigarti, Sam! Tieni duro, sto arrivando. E non collegare nemmeno il BB, oppure verrà dritto verso di te. Oh, mamma. Non che lo faresti, dato che li odi. L'ho fatto perché ero terrorizzato! Disconnettiti, ora! Ah, già fatto! Non fargli prendere il BB. E come? Se si presenta con i suoi soldati, che cosa dovrei fare? Combattere? Se dovessi scegliere tra il BB e il sottoscritto, beh... Non lo farai. Passo e chiudo. Sam! Sai, la mia vita non è facile. Niente moglie, né figli, né amici. Ho cercato consolazione e compagnia nei morti. Col tempo loro sono diventati parte di me, il 70% di ciò che sono oggi. Ma conoscere te mi ha aperto gli occhi. Tu sei speciale, Sam.
questa parte. Sam. Lou. Il BB dovrebbe funzionare ora. Fammi vedere. Oh, eccoci qua. Forse questa è una spiaggia speciale per i soldati morti in battaglia. Allora è meglio filare alla svelta. Sì. Mi hai sorpreso. Credevo che avessi abbandonato il mio BB. Una macchina così preziosa? Mai. Allora, condividete ancora i ricordi? Capisco. Resta qui. Adesso ho altri ricordi di cui occuparmi. Vado ad affrontarlo, così potremo andarcene da qui. Sai, Sam, sto iniziando a capire perché il BB è così importante per te. Ah? È solo uno strumento. Vita e morte dovrebbero essere irrilevanti. Ma noi ci siamo affezionati entrambi lo stesso, non è vero? Non è solo uno strumento. Si chiama Lou. Lou, eh? È un bel nome! Dove sei, Phoebe? Nemici ingaggiati. Fateli fuori.
forti. Via, via, via. Non deludetemi.
Bibi. È tutta colpa mia. Non avrei mai dovuto rinchiuderti in quella prigione. Bibi. Lou, come se la passa, Lou? Non reagisce. Visto che ha fatto, sembra che mi abbia preso in simpatia. Avevate perso conoscenza e vi ho fatto portare qui. Avevi ragione. Con quello che hai fatto laggiù ci hai riportati nel nostro mondo. Ho riposto il carico e l'attrezzatura nel tuo armadietto. Sai, hai dormito tutto il giorno, come un sasso. Sono già ritornato a Capital Knot. La spiaggia di Fragile ci è stata molto utile. Sam, io ti devo le mie scuse. Lou era il nome che avevate scelto per il vostro bebè, se ce l'avesse fatta. Avrei dovuto capirlo molto prima. Non so di cosa tu stia parlando. Ho trovato dei documenti di 10 anni fa. Un decesso, improvviso, nel centro di una città. Una giovane donna, nel fiore degli anni. Nessuno l'aveva previsto in tempo utile. Una voragine. Suo marito, che era un membro della Bridges, aveva le Dooms. Ci provò, ma non riuscì a raggiungerla in tempo. L'intera città venne spazzata via. Al suo posto non restò che un cratere, e lui. Perché quell'uomo era un riemerso. La gente voleva spiegazioni. Era stato lui a nascondere il corpo della moglie? Un solo superstite, un solo sospettato. Fu facile dargli la colpa, e così avvenne. E ben presto dettero la colpa anche alla Bridges. Lui si sentiva responsabile e se ne andò. E la moglie che era morta si chiamava Lucy. Era in dolce attesa, poveretta. Avevano deciso di chiamare il bebè Lou. Non è vero niente. Invece sì. È stata la presidente a dirmelo. Non faceva altro che parlare di te. Non doveva andarsene così e rompere i rapporti, diceva. Vuoi stare zitto, cazzo? Calmati, Sam. Siediti.
Ti ho detto come è fatto il mio corpo. Il 70% è composto da cadaveri. Vuoi sapere il vero motivo di tutto questo? Perché la storia che ho raccontato l'ho inventata tutta io. La verità è che sono io il mostro di Frankenstein. Artificiale, nato da cellule staminali pluripotenti. E quando la scintilla vitale non si è manifestata in alcuni organi, hanno sostituito quelli difettosi con organi di cadaveri. Ma hai avuto un compleanno. Un pupazzo di carne senza anima. Nekka, un uomo morto. I nati nel modo tradizionale hanno le spiagge. Tu ne hai una. E anche il BB. Invece io non ho nessun legame. Né madre, né al di là, né spiaggia. Capisci perché sono ossessionato da tutto questo? Perché sono nella Bridges? Il campo di battaglia, quella sì che era una spiaggia orribile. Ma stranamente non la detestavo, perché sapevo che tu venivi a prendermi. Non mi ero mai sentito così prima. Legato a una persona, a qualcuno. Non saresti dovuto andare via così e rompere i rapporti. La Presidente su questo aveva proprio ragione. Non c'era proprio niente che mi trattenesse. Non mi sono mai sentito ben accolto. Ma dai, hanno accolto anche me. Ah, quella. La stringevi in mano. È una vecchia piastrina. È americana. Non è stato facile togliertela dalla mano. È di Clifford Unger, come puoi vedere. L'ho cercato nel nostro database e l'ho rintracciato. Ha servito nelle forze speciali americane. È stato in Kosovo, Iraq e Afghanistan. E lui? È tutto ciò che ho potuto scoprire finora. Sarai coperto di materia chirale del campo di battaglia. Ti consiglio una bella doccia. Oh, non vengo con te questa volta. La questione Die Hardman non rappresenta più un problema. Ormai le nostre conversazioni non sono più registrate. Ancora lì, Sam? Avrei una richiesta. Se sei pronto, sali di sopra al terminale delle consegne.
cerca qualcuno? Cristo santo. John. Sei tu? Capitano. Che cosa ci fai qui? Mia moglie è ricoverata. Perché non succeda come l'anno scorso. Mi dispiace tanto. Non lo sapevo che era tua moglie. Avvio scansione. Scansione ID Bridges. Controllo ID. Ok. Rilevate armi. Saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Sam, il lato ovest di quella regione è coperto da una fascia di catrame. E al di là c'è Edgenot City, l'ultimo avamposto della civiltà che potrai trovare. È la destinazione finale. Quando userai il Qubit per collegarla, la rete virale coprirà tutto il continente. La rinascita dell'America è vicina. E ricorda, è lì che Amelie viene tenuta prigioniera. Dobbiamo portarla a casa sana e salva. Ma prima di attraversare la fascia di catrame devi occuparti di un ultimo nodo. Hartman ti aiuterà. Sam, mi dovresti portare delle cose. Innanzitutto le piastrine di quel soldato. Mettile in tasca, così sei sicuro di non perderle. Poi il cadavere di mamma. Il suo corpo non mostra alcun segno di necrosi. E io vorrei proprio conoscerne la ragione. Uno studio più approfondito potrebbe rivelare informazioni utili per contrastare il Death Stranding. Inutile dire... Resta un minuto. Non ho molto tempo. Tu preparati. Io ti aspetto. Troverai un ordine ufficiale sul terminale. Eccola, Sam. Prenditi cura di lei. E non temere, non andrà in necrosi. Mulligan è speciale. Sarebbe curioso se questi IA si rivelassero un elemento chiave per la nostra salvezza. Ordine assegnato.
richiesta di affiliazione alle UCA registrata. Attendo connessione con Cupid. Hartmann. Scarica in arrivo. Allontanarsi. Beh, direi che mi hai colto in un momento imbarazzante. Sono contento che tu sia venuto. Mi dispiace, non intendevo spaventarti, ma io sono quello che sono. Ah, prego, posala pure là. Di loro nessuna traccia. Sai che il tuo cuore smette di battere? Si ferma ogni 21 minuti. Resto 3 minuti sulla spiaggia e poi ritorno. 60 decessi e 60 resurrezioni al giorno. 60 occasioni per cercare sulla spiaggia la mia famiglia scomparsa. È così che vivo. Questa è la mia vita. Perciò, anche se tu hai visitato l'abisso un ragguardevole numero di volte, le mie visite alla spiaggia sono un po' di più. 218.549. Mi rivedo sempre in quel cratere. Con mia moglie e mia figlia. Il cratere ha la stessa forma del mio cuore. Per i medici ho un cardioforma miocardico. Il mio è un caso particolarmente insolito. Ho le immagini. Ti va di vedere il cuore a cuore di Hartmann? Invece dovresti vederle. Non è un difetto ereditario. Vedi, non ho mai accettato la loro scomparsa. Nei giorni seguenti ero ossessionato da un'idea. Che la spiaggia sia reale e che loro si trovino lì. Così inducevo un arresto cardiaco di 3 minuti di durata e andavo a cercarle giorno dopo giorno dopo giorno. E solo per dirgli addio? Tutto il contrario.
Si dice che ognuno abbia una spiaggia diversa. E se anche l'aldilà fosse diverso per ognuno di noi? Quest'idea la trovo terrificante. Passare l'eternità da soli. È per questo che ho deciso di cercare la mia famiglia e di fare in modo di riunirmi con loro. Cioè morire con loro. Se sarà la morte a farci tornare insieme, allora sì. Ma i ripetuti arresti cardiaci hanno danneggiato il mio cuore. Il muscolo si è via via deformato. E dopo un po' hanno cominciato a definirmi lo scienziato della spiaggia. Hartman. Sono lieto di averti parlato di questo. Oh. Un cadavere che non va in necrosi. Nessun segno di decomposizione. È come se fosse ancora viva. Una mummia perfetta. Un cadavere intatto. Cosa cerchi? Dov'è l'altra cosa che avresti dovuto portarmi? Ah, l'ho trovata. Osserva. Aspetta, Deadman. Sembra che sia un cordone ombelicale. Umano, apparentemente, penso. Ma questo non era un normale funicolo tra il feto e la placenta. Somiglia più a un cordone delle CIA. E questo era di mamma? Sì. Un cadavere che non necrotizza è un cordone ombelicale connesso alla spiaggia. Queste sono scoperte straordinarie, Sam. Tanto da far accelerare il mio povero cuore. 5 minuti a un arresto cardiaco. Perdonami se questa chiacchierata dovesse interrompersi. Devo tornare alla spiaggia per cercare mia moglie e mia figlia. Una persona. Una spiaggia. Questa è la regola. Ma io sono l'eccezione. La mia spiaggia è collegata alle altre. Come se un bypass coronarico fosse impiantato in me. Forse è il mio cuore inquieto a rendere possibile tutto ciò. Non ho altra certezza che questa. Io le troverò. Anche se ogni mia visita solleva nuovi interrogativi. Un giorno avrò le mie risposte. Un giorno. 3 minuti a un arresto cardiaco. I campi di battaglia. Le guerre infinite in cui ti sei trovato intrappolato. Perché i caduti delle grandi guerre vagano per la spiaggia un secolo dopo la morte? Normalmente le anime dei defunti vanno oltre. La spiaggia è solo un corridoio. Un luogo di passaggio nel cammino verso l'aldilà. Ma se il rimpianto, il risentimento e il forte desiderio di rimanere, se questi sentimenti fossero preponderanti, potrebbero dare luogo a un genere di spiaggia molto diversa, un purgatorio collettivo per un esercito di dannati. Clifford Unger. Il suo dolore e il suo odio, insieme al tuo Bibi, che è stato una sorta di catalizzatore, hanno portato i campi di battaglia nel nostro mondo. 2 minuti a un arresto cardiaco. Recarsi subito in un luogo sicuro. È solo una teoria. Pensi che ci sia X dietro di lui? Dietro tutti quanti? Assumere una posizione stabile. Non lo so. Ma gli indizi suggeriscono che Higgs li abbia condotti qui. Manca 1 minuto. Aggrapparsi a un oggetto stabile. Oh, quasi mi dimenticavo. Vorrei chiederti una cosa. Misure di sicurezza attivate. Non potresti metterti comodo finché non torno? Sulla spiaggia il tempo si ferma, ma non nell'abisso. Te lo garantisco. Ti sembreranno solo 3 minuti.
Riprenderemo tra poco. 5, 4, 3, 2, 1. Niente da fare. Visita 218.550. Oh, scusa. Dove eravamo? Mi sono abituato ai cicli di 21 minuti, ma essendo la prima volta che ci incontriamo, c'è davvero molto da raccontare in una sola volta. Non deve essere facile vivere così. Sì. E no. Ora che mi sono abituato, però, non è particolarmente complesso. Defecazione, abluzione, nutrizione. Quasi tutte le funzioni basilari della vita si possono espletare tranquillamente in 21 minuti. Dormire è la cosa più difficile. E i rapporti, suppongo, personali o intimi. Non che uno nella mia posizione possa preoccuparsi di cose del genere. Tu leggi, Sam? Ascolti la musica? Guardi film? Come vedi, mi tengo occupato. Ho una bella raccolta di musica, programmi televisivi, degli interessantissimi cortometraggi e delle storie. E tutto quanto è fruibile nello spazio di 21 minuti. Tutto prodotto prima del Death Stranding, ovviamente. Ma sinceramente, i 21 minuti che io passo qui sono tempo sprecato, niente di più. Tempo che passo in attesa di tornare a cercarle.
Il mio corpo può essere presente, ma il mio spirito è sulla spiaggia. Io sono già morto. So quello che provi. Ho perso la famiglia in un incidente. Beh, io non me l'aspettavo che ti confidassi con me. Per combinazione, io ho letto quello che ti è capitato. Anch'io ho perso la mia famiglia in un incidente. Ero in sala operatoria per un intervento cardiaco, fuori città, nella capitale. Quando infine fui dichiarato fuori pericolo, mia moglie e mia figlia andarono a casa per prendere delle cose per me. E poi furono coinvolte nelle voragini. La città e l'ospedale scamparono al peggio, ma l'onda d'urto fece saltare la corrente e le macchine a cui ero attaccato. Mi svegliai sulla spiaggia. Quelli che erano morti a seguito delle due voragini erano lì. Cos'è accaduto? Che sta succedendo? Vidi mia moglie e mia figlia nella processione. Ehi! Sono qui! Dove state andando? Aspettate! Non andate via senza di me! No! Non ve ne andate! Fermatevi! Non andate via! Il generatore della sala entrò in funzione e fui riportato in vita con il defibrillatore. Esattamente 21 minuti dopo che il mio cuore si era fermato. E quella fu l'ultima volta che vidi la mia famiglia. È colpa del mio maledetto cuore se ci siamo separati, ma è anche per merito suo se un giorno le rincontrerò. Io sono il mio cuore. Io sono Hartman. Da quel momento ho perlustrato tante spiagge. Cerco di seguire le tracce della mia famiglia per un po' e quando mi stanco torno qui a continuare le mie ricerche. È strano però. Anche quando il mio cuore si ferma, il dolore persiste. Hai qualche foto della tua famiglia, Sam? Peccato. 5 minuti a un arresto cardiaco. Mi puoi dire che ci faccio qui prima che tu torni alla spiaggia? Certamente. C'è una stazione di proprietà dei Prepper qui. Gli scienziati vi conducono ricerche su materiali esistenti prima del Death Stranding. Che genere di materiali? La Terra ha una lunga memoria. Gli strati ne narrano la storia, permettendoci di risalire ai suoi primi albori, una storia che neanche il Death Stranding poteva cancellare. Gli scienziati sono tutti i miei colleghi che erano nella precedente spedizione. E io vorrei che tu li connettessi alla rete chirale. Amelia ha proposto di istituire i nostri centri di ricerca lungo questa fascia. Si sono svolte ricerche in tutto il mondo, ma questa è l'unica zona in cui si trovino fossili del periodo del tardo Cretaceo. Quando si estinsero i dinosauri. La nostra ipotesi è che gli ultimi esemplari vissero qui, e qui soltanto. Capisci? Nel sottosuolo terrestre si nascondono le tracce di un'immensa estinzione di massa.
indizi in grado di aiutarci a sopravvivere in questa situazione. Di certo era questo che Amelie sperava quando era nella squadra avanzata e inviò la nostra squadra qui. Il passato informa il presente e ci aiuta a costruire il futuro. Questo era il concetto che ci volle trasmettere prima di andare a Ovest. 3 minuti a un arresto cardiaco. Oh, chiudi il becco. Adesso ti tolgo il volume. Un po' di tempo dopo iniziamo a rilevare attività anomale nella fascia di catrame attorno a Edge Knot City. Una gran quantità di catrame cominciò ad affiorare in superficie, divorando al suo passaggio tanti miei colleghi e anche una stazione secondaria. Questo avvenimento sfuggiva a ogni spiegazione. C'era lo zampino di Higgs? Non lo so, ma avevamo bisogno di quella stazione. Era essenziale per poter espandere la rete chirale verso Ovest. È per questo che ti chiedo di darci una mano a costruirne un'altra. Non sarà un granché, vista la scarsa attrezzatura che siamo riusciti a mettere insieme. Niente a che vedere con le Knot City, questo è certo. Ma un nodo è sempre un nodo. Sam, devi usare il Cupid per connettere gli scienziati alla rete e poi andare da Amelie. Fatto questo, possiamo tornare all'importante lavoro di ricerca sul Death... Non ti preoccupare per noi. Il pavimento d'aria assorbe l'impatto. Ti aprirò io la porta.